quando sono morto, sono morto. Lasciami in patria, almeno nella tomba. Non ti posso più dire cosa fare. Sarebbe una cosa bella, una grande azione di solidarietà. Donare o non donare, questo è il problema. Se sia più nobile soffrire nell'animo le frombole e i dardi dell'oltraggiosa fortuna, o prender l'armi contro un mare di guai e contrastandoli profine ad essi. Morire e dormire, nulla più. E con un sonno dire che noi poniamo fine alle mille offese del cuore e alle finite miserie naturali che sono retaggio della carne. Questa è soluzione da accogliere ardentemente. In quel sogno di morte, quando ci siamo disfatti di questo tumulto della vita mortale. Questo deve farci riflettere. È la remora questa che di tanto prolunga la vita ai nostri tormenti. Per quelle basta tuo padre. Ma come faccio adesso? Non ti preoccupare, dai, vedrai che tutto si risolverà. C'è solo un problema. Quale? Michele si è messo con Lina. Sì, purtroppo lo so. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. E della Lina, che cosa vorrà ancora da me? E cosa dice? Lui è solo mio, lascialo stare. Ma scusa, tu non stai facendo niente di male. Sì, lo so, lei gli ha pure detto che non può parlare con me se non lei lo lascia. Ma chi si crede di essere per poter comandare la vita di una persona? Sì, lo so, pensa che tutto sia suo. Io voglio solo restare sua amica, non mi sembra sia un reato. Dai, non pensarci, lei non sa cosa significa perdere una persona importante. Lina, non reggerà la situazione. Non lo meritavano, una sorte infame, non lo meritavano. È tutta una catena di eventi nefasti, solitudine, incomprensione, disperazione. Mettiti tu nei suoi panni, come ti sentiresti? Aveva il cuore di ghiaccio. Un pianista. Chissà che cuore ha un pianista. Pare che un cuore compatibile fosse pure arrivato. Dicevano che era quello di un pianista. Ti dico che Michele ama Lina, ma con il fratello che sta morendo non riesce più a stare vicino.
portarle frustate gli insulti del tempo, le angherie del tiranno, il disprezzo dell'uomo glorioso, le angosce dell'amore respinto, gli indugi della legge, le prepotenze dei grandi, i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri, quando di mano propria potrebbe saldare il suo conto con due dita di pugnale. Sembrava egoista, ma era solo spaventato. Morgan, quando l'ho conosciuto, era molto simpatico, ma negli ultimi tempi è diventato molto arrogante, lo devo ammettere, ma non pensavo che il suo cuore fosse così grave. Hai perfettamente ragione, anch'io non lo capisco più. Chiami Amber, magari possiamo andare a fare una visita. Hai ragione, proviamo a chiederglielo. Poi ciao Morgan, come va? Sei tornato a casa? Senti, io e Giada volevamo venire a farti visita, possiamo? Ah, capisco. Va bene, ciao. E allora, che ha detto? Non lo capisco proprio. Ha detto che stasera c'è la partita alla televisione, che è un incontro importante. Ti è molto preso dalla cosa, si farà sentire lui. La partita. Già. Alla televisione? Già. Forza Milan! Subito! Chi vorrebbe caricarsi di grossi fardelli imprecando e sudando sotto il peso di tutta una vita stracca, se non fosse il timore di qualche cosa dopo la morte, la terra inesplorata donde mai non tornò alcun viaggiatore a sgomentare la volontà e a persuaderci di sopportare i nostri mali piuttosto che correre in cerca di altri che non conosciamo? Solo un trapianto può salvare Morgan. Va tutto storto, la guerra è in casa, il fidanzato ha col cuore e la testa altrove. Oh Gabriele, Lina, io sei uscita e andata in discoteca, ma sei impasticata fino all'osso. Caduta a terra è stato portato di corsa all'ospedale. Il fegato spapolato e pure gli altri organi erano andati. Due volte è stata avvelenata, non solo con gli acidi, ma anche con tutte le parole amare che quella poverina ha dovuto ingoiare. Piuttosto speriamo che il sacrificio di una persona buona, dolente e sincera riesca a preservare qualcun altro dalla stessa fine. Poi insomma, Michele ha lasciato Anna per Lina. Anna continuava a farsi avanti e Lina è impazzita di gelosia. Aveva anche quella storia a casa. Poverina, ormai non sfidava più di niente nessuno. Sì, poverina, povera Stella, che pena mi fa. E la cosa assurda è che Lina è innamorata persa per Michele. Michele però non se ne rendeva conto, perché era preoccupato per il suo fratello malato di cuore e colmo dei colmi. Quando sembrava fosse arrivato un cuore per lui, Morgan. Suo fratello? Sì, il fratello. E proprio quando sembrava fosse arrivato un cuore, pare quello di un pianista che ha avuto un ictus durante un concerto. Se n'è andato via, se n'è andato la sera stessa. Il cuore di un pianista, che il cielo non abbia voluto perderlo in vano. La vita è tutto un rincorrersi di cuori. Lina per Michele, Michele per Morgan, Morgan per il pianista, e il cuore del pianista sarà andato via con la musica, o forse chissà. Maestro!
cosa direbbe al suo donatore? Beh, al mio donatore direi che mi spiace molto per lui, però a me è dato la vita, la ringrazierei ma di cuore, ma proprio di cuore. Morgan non era cattivo, era solo stanco. Morgan non era cattivo, aveva paura, tanta paura. Ho tanta paura, nessuno mi ascolta. Alla fine Lina non ha retto. Lina era distrutta, logorata. A questo mondo pensiamo solo agli spettri che girano nella nostra testa e perdiamo di vista l'essenziale. Ma ci vuole tanto a capirsi, a comprendersi, a volersi bene. Ho paura, ho vergogna, mi sento sbagliata, inadeguata. Dovevo solo ascoltarla. Morgan non si riusciva ad avvicinare, era sempre così scorbutico. Nulla mi renderà più indietro mia figlia, è troppo tardi. Così ci fa vigliacchi la coscienza, così l'incarnato naturale della determinazione si scolora al cospetto del pallido pensiero, e così imprese di grande importanza e rilievo sono distratte dal loro naturale corso e dall'azione perdono anche il nome. E Morgan in quella situazione aveva bisogno di un cuore. Ma era troppo tardi, il cuore oppresso ha ceduto. Chiamiamoci all'Aido. Saremo in grado di strappare dalla montagna di disperazione una pietra di speranza. Iscriviamoci all'Aido. Saremo in grado di strappare dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Iscriviamoci all'Aido. Saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza. Iscriviamoci all'Aido. Saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza? Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie del nostro egoismo in una bellissima sinfonia di fratellanza. Piccolo cuore d'equilibrista, per nulla al mondo è così contento. Come per quella pioggia imprevista. Che porta al sole. Che porta al vento.